Sempre qui da Las Vegas, iniziamo a parlarvi di stampanti 3D e alle mie spalle c'è lo stand di Ultimaker. Presenta due nuovi modelli che in realtà cambiano solamente per dimensioni rispetto a quello originale. Abbiamo questa qua sulla sinistra, che è la più grossa, si chiama Ultimaker 2 Extended, che ha il piatto delle stesse dimensioni di quella originale, che lo ricordo sono 230x225 mm, ma l'altezza sono circa 10 cm in più, infatti arriva fino a 305 mm. Per quanto riguarda il resto è identica, piatto riscaldato, quindi può stampare col singolo estrusore sul con la maggior parte dei materiali. Ho voluto specificarvi questo perché se ci spostiamo più in qua invece ne vediamo la versione piccolina, che si chiama Ultimaker Go. Ha ovviamente un piatto più piccolo, 120x120 mm, piatto che non è riscaldato, quindi è un po' limitato per quanto riguarda i materiali. Il PLA, però, che è quello più diffuso, non avrà problemi a utilizzarlo. L'altezza massima di stampa sono 115 mm. Sappiamo qualcosa anche riguardo il prezzo. Vi ricordo che l'Ultimaker 2 è quella, a questo punto, quella di dimensioni medie, ha un prezzo di $2,500, mentre la versione, questa qua, più piccola, il prezzo scende $1,450, mentre per la versione più grande il prezzo sale a $3,000, quindi $500 in più e in meno per i rispettivi modelli. Direi che per Ultimaker qui dal CES è tutto e ci vediamo nei prossimi video dedicati alla stampa 3D. Ciao!